alla ricerca della prima vittoria stagionale. Con questo obiettivo il Pescara prepara la trasferta a Catania. Si giocherà domenica in posticipo alle ore 18. L'arbitro designato Davide Gersini di Genova. Paradossalmente, dopo le partite di domani, i biancazzurri potrebbero trovarsi all'ultimo posto della classifica insieme ai siciliani, ma il tecnico Marco Baroni sostiene che al momento la classifica non sia importante. Previste novità tra i titolari. In difesa ancora assente Salamon, ma torna Ćosić, che prenderà il posto di Pesoli, il quale, nonostante sia il più anziano del gruppo, ha sulla coscienza alcuni degli 8 gol subiti dal Pescara. A Terni ha girato in area da Ceravolo, a Cittadella è svenuto in area piccola in occasione del tiro di Coralli e con il Latina ha fornito l'assist di testa a Pettinari nell'intento di anticipare Sforzini. Un po' di riposo gli farà bene. A centrocampo dovrebbe riproporsi Appel Pirè, da lui ci si aspetta di più. In attacco ancora fuori causa Maniero, previste solo conferme, e se il Pescara è tra le squadre ad aver subito più gol, al contempo è tra quelle che hanno tirato più volte verso la porta avversaria. La manovra dei biancazzurri è convincente, con le giocate dei vari Bjarnason in crescita, Nielsen combattente, Melchiorri pronto all'appuntamento e soprattutto Politano, fino ad ora il migliore. Il problema è sempre nel reparto difensivo e si presenta quando la squadra si abbassa troppo e subisce gli avversari. Qui c'è anche lo zampino dell'allenatore, con alcune sostituzioni di contenimento che non hanno sortito gli effetti sperati, generando timore tra i giocatori. La dirigenza ribadisce massima fiducia al tecnico. In effetti le capacità per invertire la rotta ci sono tutte. L'organico del Pescara non ha nulla da invidiare a quello del Catania, che aveva gli stessi problemi, già risolti dal nuovo allenatore Giuseppe Sannino. Dopo aver aggiustato la difesa, in attacco può contare infatti su Rosina e Calaiò. Insomma, Catania non è certo un porto franco per la prima vittoria, ma sarà comunque un test severo, una prova di maturità per il Pescara.